Ebbene a tutti ragazzi, oggi non siamo su Clash of Clans ma siamo su Geometry Dash Meltdown. Siamo sulla demo ma molto probabilmente comprerò la versione completa. Adesso andremo a fare magari i primi due livelli se ci riesco a superarli e spero che la canzone non vi dia alla testa, perché è un qualcosa di molto epica la canzone. Però la stessa cosa è molto difficile da fare, intrattenervi e per l'appunto fare il record, perché la musichetta è qualcosa di veramente sdrogheggiante. Spero che non mi copra la voce del video, quindi mi metterò ad urlare prima o poi. E la stella lì sopra non la voglio prendere, perché prima voglio finire il livello senza morire, grazie. Perché questi giochi spastici mi piacciono un casino. E per l'appunto volevo proporvi altri giochi, perché se no non riesco. Aspetta, abbassiamo un po' il volume, se non si blocca tutto. E la pubblicità ovviamente deve succedere sempre a me mentre registro. Chiudiamo qui, chiudiamo lì e rifacciamo questo livello. Anzi, magari per oggi vi porto soltanto il primo livello, perché penso di non riuscire a farlo. Vediamo un po' come si mette la situazione. Magari di botto divento il campione mondiale di Geometry Dash e finiamo tutti e tre i livelli in un video, ma è una cosa abbastanza impossibile e imparabile. Allora, nei commenti subito dovete dirmi se questa serie di video abbastanza scleri vi potrebbero piacere, perché di sicuro incomincerò a sclerare, perché non riesco a parlare, Cristo santo. E quindi ditemi nei commenti se la serie su Geometry Dash la vorreste, così mi compro il gioco originale, tutto quanto pieno di livelli, e incominciamo a sclerare anche su questo gioco, perché anche su Clash, come avete visto dall'ultimo video, ci siamo messi un po' a sclerare. Già qui non so se ho superato il mio record, ma molto probabilmente sì. Non sapevo che uscisse la navicella, perché io ancora non ho capito bene come escono le nuove cose, cioè le nuove cose, i poteri, quello che sono, la navicella, tutto quanto. Il salto da 3 è quello più bastardo, infatti, qua è lagga. Vediamo di finire questo livello per oggi, che forse è meglio. Vediamo un po', prendiamo la solita chiavetta, andiamo avanti con la canzoncina che pulsa come non so cosa. Spero che si senta bene e che la mia voce si senta ancora meglio. E vediamo un po' di fare il record della Madonna. Un momento di silenzio per la concentrazione. Vediamo un poco. Ok, la navicella tattica, questa qui è la parte più facile di tutte. E mo muoio qua perché sono un pirla. Io parlo e muoio, guarda. Quanto ci volete scommettere che muoio tra 3, 2, 1 e muoio. Non ce la gufiamo, dai, facco. Allora, partiamo qui con l'altra crisi epilettica. Vediamo un poco. Spolliciate subito se questo tipologia di video vi può piacere. Vediamo un po' di superare i 30 mi piace. Vediamo un po' se superiamo i 30 mi piace per questo video e vi porterò subitissimamente, l'italiano non esiste per me, il prossimo episodio subito. A 30 mi piace, prossimo episodio. Il 3 l'abbiamo saltato, perfetto. È il classico gioco di merda, però è quello che a me piace. Ok? Vediamo. Penso di poterlo superare. Vediamo un po'. Questa qui è abbastanza facile. Tac, tac, tac. Sono gli ultimi attimi del livello. Vediamo un po' se non ci fa sclerare. E boom! Abbiamo fatto anche... abbiamo finito il primo livello con 0 stelle fatte, perché quelli si prendono sclerando un bel po'. Qui intanto ovviamente le pubblicità non danno tregua, perché forse è meglio che disattivo il wifi. Vediamo un po', sì, disattiviamo il wifi. Adesso proviamo anche il secondo, ma non vi assicuro di farcela. Poi ovviamente vi porterò anche gli altri livelli se vi può piacere come serie. Questa qui è una canzone veramente figa. Adesso non fate caso che non ho le skin per il giocatore, perché per l'appunto è la demo. Sull'altro gioco di Geometry Dash normale ce le ho tutte, perché l'ho finito e per l'appunto l'avevo comprato, penso di poterlo riscaricare normalmente. La cosa bella di questo Meltdown è che le crisi epilettiche sono aumentate del 12.000% e quindi lo sclero è la stessa cosa. Vediamo un po', non stiamo andando malissimo, magari questo livello lo facciamo anche in questo video magicamente, non si sa. E ditemi soprattutto nei commenti se vorreste anche gli Street Magic, che madonna, come sto facendo totalmente a caso, si è visto. 66% possiamo farcela ragazzi.
Magari facciamo gli ultimi due tentativi, una cosa del genere, vediamo un po', perché non ho neanche preso il tempo di quanto sto registrando, quindi non so quanto verrà lungo questo video, ma voi ve lo acchiappate così com'è, perché per appunto non ho il video, cioè non ho il computer e io non so parlare, per l'appunto non so parlare. Facciamo l'ultimo perché sennò scleriamo troppo e poi esplode il cellulare. Allora, andiamo un po', saltiamo un po' qui. Saltiamo le rotelle. Le impostazioni di Clash, tutto quanto, saltiamo tutto, lasciamo, saltiamo qui perché è un troll, saltiamo qui la lava, passiamo sotto gli spuntoni, passiamo sotto, sopra, salta, navicella tattica e si va a dominare ragazzi, si va a dominare, vediamo un po' se qua riusciamo a superare il 66% e poi chiudiamo il video perché non so quanto dura, la prossima volta se vi può piacere prenderò anche il tempo. Vediamo un po' se questo Geometry Dash riattiva un po' il canale e andiamo avanti un po', dai. Qua parte il drop. Eccolo qua. Ok, ce la possiamo fare, dai. Dai, ce la possiamo fare. Sopra, si va sotto qua, sopra, sotto. Oddio. Centro, centro, centro. Sotto, vai. Vediamo un po' le crisi epilettiche, ragazzi. Ok, non ci facciamo spaventare dalla lava che c'ho dietro perché è soltanto segno di strollaggine. Infatti andiamo a fare anche il secondo livello, ragazzi. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Il terzo livello e magari anche l'altro gioco completo ve lo lascio nel prossimo episodio. Ovviamente le pubblicità non sono da meno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti mi piace per questo continuo di serie se vi può piacere. Lasciate 30 mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video da tutte le parti perché dobbiamo condividere lo sclero di Facco dappertutto. E noi ci becchiamo prossimamente con un altro video. Bella ragazzi!